di guerra, ma anche del racconto della guerra che è necessario fare, quindi un premio all'opera dei giornalisti in questi teatri così delicati e difficili. È molto soddisfacente vedere una giornalista del Molise vincere un premio in trasferta qui in Abruzzo. Tra l'altro noi a Campobasso proprio ieri abbiamo inaugurato un largo a Ilaria e oggi siamo qui a testimoniare l'esigenza di un'informazione sensibile e corretta negli scenari di guerra. Le persone sono abituate da casa ad accendere la TV e a sapere in diretta tutto quello che succede. E ci siamo noi in diretta sul campo, tra le macerie, tra le bombe, tra gli spari, e quindi il nostro è un lavoro sempre più difficile e in questo caso bisogna evidenziarne proprio la difficoltà nell'esercizio della professione. Tanti giornalisti sono morti sul campo, continuano a perire sul campo, ma anche a ritornare con degli strascichi, perché non è che si torna ad uno scenario di guerra sensibilmente normale, a volte c'è bisogno anche di un recupero. Quindi questi premi giornalisti servono anche per sottolineare l'importanza dell'informazione nei campi di battaglia.